Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Avete presente quella voglia di un buon dolce ma poco tempo e ingredienti a disposizione? Il rotolo di crepe al cioccolato è la soluzione a tutti i vostri problemi. È un dolce alla portata di tutti che richiede pochi e semplici passaggi. L'abbinamento senza tempo, panna e cioccolato conquisterà grandi e piccini. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in una ciotola 3 uova e 60 g di zucchero di canna integrale e mescoliamo con una frusta. Aggiungiamo 2 g di sale, 60 g di burro fuso, 500 ml di latte, 40 g di cacao amaro e 160 g di farina 00. Mescolando continuamente finché non ci saranno più grumi. Travasiamo il composto in un passino per ottenere un composto liscio. Lasciamo a riposare per mezz'ora. Prendiamo una padella per crepe e quando sarà molto calda la ungiamo di burro, aiutandoci con un pezzo di scottex. Versiamo un mestolo di impasto e lo stendiamo uniformemente sulla padella. Cuociamo a fuoco medio-basso per 30 secondi. Ora, se i bordi si staccano facilmente, possiamo girarla. Capovolgiamo e cuociamo per altri 30 secondi. Mettiamo da parte le crepe coperte con un coperchio in modo da rimanere belle morbide. Continuiamo così finché finiremo l'impasto. Ecco qua le nostre crepe al cacao pronte. Lasciamo raffreddare completamente, coperte con il coperchio. Nel frattempo mettiamo 100 g di amarene sciroppate a sgocciolare. Siamo arrivati all'assemblaggio. Riprendiamo le crepe e le stendiamo su un foglio di carta forno sovrapponendo un quarto di crepe sopra la successiva. Dovremmo sovrapporne tra loro da 7 a 9. Stendiamo 350 g di panna già zuccherata montata con i semi di vaniglia, avendo cura di lasciare i bordi laterali scoperti. Posizioniamo qua e là i pezzetti di amarene. Poi portiamo i bordi laterali verso l'interno e iniziamo ad arrotolare il più stretto possibile le crepe, avendo cura di tenere i bordi verso l'interno. Mettiamo della panna per sigillare il rotolo e lo avvolgiamo in modo il più aderente possibile. Chiudiamo i bordi laterali e trasferiamo in frigo per almeno 2 ore. Mettiamo 120 ml di acqua, 50 g di zucchero di canna, 120 ml di panna fresca e 40 g di cacao amaro in un pentolino. Mescoliamo per bene e lasciamo sfiorare il bollore. Aggiungiamo 50 g di cioccolato fondente al 52% tagliato a pezzetti. Mescoliamo per bene finché tutti gli ingredienti saranno amalgamati. Passiamo in un passino e mettiamo da parte finché raggiungerà la temperatura di 37 gradi centigradi. Tiriamo il rotolo fuori dal frigo e lo adagiamo su una graticola. Poi versiamo sopra la glassa in temperatura in modo uniforme. Mettiamo per mezz'oretta in frigo e siamo pronti per l'assaggio. Ammirate che rotolo di crepe al cacao pazzesco abbiamo creato! Beh,
Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio, e adesso gustiamo questo meraviglioso rotolo di crepe al cioccolato. Buonissimo. Vi ricordate prima la glassa in eccesso di quando abbiamo finito di fare il rotolo? Eccola qui, ragazzi. È esattamente una strepitosa cioccolata calda che potete tranquillamente bere come faccio io adesso, da buon goloso di cioccolato. È una torta dal gusto molto piacevole, grazie alla perfetta combinazione tra panna e cacao amaro. Le amarene donano un tocco di freschezza e acidità, completando il dolce a regola d'arte. Insomma, è stratosferico, assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Visitate anche il primo link in descrizione. Ci vediamo nel prossimo video.